Benvenuti a Le Vendite sono il nuovo management. Oggi discuteremo di come è cambiato il ruolo del venditore e l'importanza della cultura delle vendite all'interno delle aziende. Lasciatemi presentare, sono Alessandra Gario, formatrice e consulente esperta di risorse umane. Sono stata docente di alcune edizioni fa del percorso Sales Scout. Oggi abbiamo con noi Francesco Joly, imprenditore e presidente di Skillab, Roberto Minella, amministratore delegato di FlexLink, Rebecca Pera, professoressa associata in marketing e management all'Università di Torino, e Alessio Giachin Ricca, esperto di sales management e progettista del percorso Sales Scout. Cominciamo da Alessio. Da sempre tu sei molto sensibile al mondo della vendita e alla formazione in quest'ambito, e da anni ti occupi di sales management. Come è cambiato secondo te il mondo delle vendite oggi? In questi ultimi anni è cambiato moltissimo, perché prima la pandemia, l'innovazione tecnologica, i nuovi modi di operare sul territorio, sul mercato, ha fatto sì che le persone cambiassero proprio il modo di vendere. E anche l'idea del venditore, continuiamo a chiamare venditore, ma può essere commerciale, può essere key account, può essere sales management, ha bisogno di cambiare il suo modo di operare e di approcciarsi con il mercato, in modo completamente nuovo. L'unica cosa certa è che bisogna mutare e cambiare completamente, continuamente. Francesco, tu hai vissuto questa trasformazione anche proprio come uomo d'azienda. Come si è evoluta la funzione vendita in azienda? Beh, indubbiamente si è evoluta, come diceva Alessio, con delle nuove modalità comunicative. Senz'altro siamo andati verso una maggior concentrazione perché il mezzo, che è diventato il web, con cui si presentavano i prodotti, con cui ci si conosceva, è cambiato e ha portato chi vende a essere molto più, come dire, zippato, no? Molto più veloce. E anche, mi permetto di dire, ha però confermato la focalità del prodotto, cioè quindi la tecnicità di chi presenta il prodotto, sia esso un prodotto di largo consumo, sia un prodotto da specialisti. Insomma, il focus sul prodotto, riducendosi i tempi, è rimasto. È chiaro che poi il venditore si è dovuto adeguare, no? Quindi si è dovuto appropriare anche di sistemi di comunicazione che prima erano interpersonali, però si è dovuto confrontare con un interlocutore che aveva già fatto sul web un'analisi, una ricerca, e che quindi era già molto focalizzato, aveva molte più informazioni. E quindi, voglio dire, andavi immediatamente all'esame di maturità, no? Cioè non è che passavi dalle medie. Ecco, quindi devo dire alcune costanti e alcune innovazioni. Il venditore che fa parte di questo sistema inevitabilmente si è dovuto adeguare. Sono perfettamente d'accordo, e evoluzione è anche la parola chiave dal punto di vista delle competenze, delle skills che un venditore deve avere. Mentre prima magari la parte di negoziazione era fondamentale, in questo nuovo mondo è importante avere una formazione a 360 gradi, quindi essere competenti anche di finance piuttosto che di operations per poter affrontare poi le sfide e affrontare i diversi interlocutori che uno può trovarsi di fronte durante le trattative o le negoziazioni o comunque quando deve interagire con i clienti, perché poi alla fine si passa dalla definizione di venditore a quella di partner, che è poi il modo migliore per poter collaborare con i clienti e dare anche così un valore aggiunto e aiutare i clienti a scegliere più che a vendere direttamente. Passiamo a Rebecca e al mondo accademico. Dal tuo osservatorio, come viene vista la funzione di vendita all'interno appunto dell'università e perché si insegna molto marketing e poco vendita? L'università ha sempre percepito e interpretato la vendita un po' come un figliastro rispetto al marketing, più una tecnica rispetto ad una scienza. E per questo non è stata costruita proprio un percorso accademico di preparazione forte. È stato demandato di più al mondo delle aziende, come già un po' anticipato. Questo è catturato da tutta la letteratura, non è solo la nostra esperienza di università qua a Torino. Sia la letteratura in America fa emergere che, nonostante ci sia un 50% di studenti universitari che afferiscono a qualsiasi disciplina, quindi dall'ingegneria e altro, un 50% di studenti che nel loro percorso professionale finiranno nella funzione vendita in qualche momento, ecco, soltanto 100 corsi su 4.000 osservati introducono qualche elemento legato alle vendite. Questo è veramente un grande peccato.
perché la funzione vendita come anticipava Alessio prima, e voi anche, è in grandissima evoluzione, e forse questo è proprio il momento anche di forzare, no? Cioè, perché abbiamo bisogno di riconoscere che la funzione vendita è sempre basata sul talento umano, ma abbiamo bisogno di skill come big data scientist, competenze finanziarie economiche, e quindi dall'esperienza che noi abbiamo emerge come quando l'università interagisce con l'impresa i percorsi possono essere veramente sviluppati in maniera molto efficace. Con Alessio tanti anni fa avevamo iniziato sulla base di una richiesta di una multinazionale che ci chiedeva di formare 16 futuri venditori, e avevamo utilizzato tutte le varie tecniche che qui in Skillab abbiamo sempre utilizzato, quindi il dilemma del prigioniero, il DISC, i giochi di ruolo. E io credo che questa alleanza sia sempre più necessaria. Grazie. Ecco, Alessio, quali sono gli elementi chiave che contribuiscono a creare una forte cultura della vendita all'interno di un team? Questa interfunzionalità, cioè è cercare di essere sempre più aperti, cercando di aggiornarsi continuamente e cercando di capire meglio come modificare il proprio rapporto con il mercato. E poi informarsi, leggere e vedere che cosa succede sul mercato. Cioè, l'unica cosa certa è che le cose mutano continuamente. Anche adesso abbiamo visto in questi ultimi due anni con l'intelligenza artificiale, non posso non considerarla, devo governarla. Per governarla la devo usare, devo imparare ad usarla. Per esempio nelle vendite, come posso utilizzarla? Posso fare un'analisi dei miei competitors attraverso i miei prodotti. Utilizzo l'intelligenza artificiale per sapere come viene presentato il mio prodotto, come viene presentato quello dei miei concorrenti. Questo è un utilizzo concreto. Tanto sarò poi sempre io a scegliere che cosa funzionerà, cosa non funzionerà. Cioè, noi dobbiamo governare. Cioè, il venditore oggi deve avere la capacità di governare. Anche in trattativa, come diceva prima Francesco e poi anche Roberto, cioè, soprattutto nel B2B, tu non hai un interlocutore. Noi continuiamo a pensare che la vendita sia fatta di due soggetti, uno che vende e uno che compra. E c'è la negoziazione. Ma questa non è la vendita, questo è uno degli eventi. Cioè, il discorso è che nel B2B tu hai 5, 6, 7 soggetti, 5, 6, 7 tipologie di clienti con i quali tu devi interagire e devi poi collegare le esigenze di ognuno. Devi capire quali sono i loro bisogni, le loro attese, ma soprattutto le loro paure. Bene, quindi sembra veramente che la sfida per i venditori oggi sia veramente di alto livello, perché richiede, in un mondo più complesso e in continuo cambiamento, richiede un aggiornamento costante. Management, te devo gestire. C'è anche un altro aspetto, che noi tendiamo a pensare al venditore che è la persona che vende un prodotto verso l'esterno. Ma anche il capo di un progetto deve cercare di vendere la sua idea al board per farsi approvare l'investimento. Quindi comunque è una cultura che è trasversale e che è utile in diversi ambiti anche all'interno dell'azienda, non soltanto direttamente sul mercato. Assolutamente, qui mi riconosco nel mio ruolo di responsabile risorse umane che deve vendere un progetto, esatto, al board per avere il budget, assolutamente. Ma forse è una funzione che alla fine, in qualsiasi ruolo che noi ricopriamo all'interno di un'organizzazione, cioè anche all'interno dell'università, ognuno deve essere in grado di vendere progetti e di riuscire a comprendere che cosa è necessario e che cosa io sono in grado di dare, quindi è qualcosa che è una scuola di vita. Cioè, sì. Siamo inevitabilmente costretti a vendere qualche cosa, no? Adesso pare brutto dirlo, ma qualunque tipo di atteggiamento è legato a una trattativa dove io conferisco qualche cosa che porta a casa qualcos'altro. Poi è chiaro che oggi il venditore è meno, passatemi il termine, personale, no? Voglio dire, oggi il fuoriclasse, no? Il cosiddetto animale da vendita non occorre più, per mille motivi, no? Perché non è più una dote innata, è una scienza. Una scienza legata ai tempi, che oggi richiedono un certo tipo di commitment, di atteggiamento. Il venditore deve essere eclettico, deve sapere di bilancio, deve sapere di tecnologia, di comunicazione. Ha detto bene Roberto prima, non c'è
uno che compra e uno che vende, fatto salvo che non siano micro aziende, no? Sì. Quindi parliamo di artigianato, cioè parliamo di industria, avrai da una parte il prescrittore, avrai l'ufficio acquisti, l'ufficio tecnico. In realtà l'ufficio acquisti è un signore che si è confrontato con l'ufficio tecnico che alla fine ha incassato un ok, compra al meglio, no? Il venditore inoltre è il biglietto da visita dell'azienda, perché quando vai a vendere sei il primo e forse l'ultimo personaggio dell'azienda per quei lavori che loro vedono. Tu devi anche aver metabolizzato il DNA della tua azienda per capire se tu sei adatto a quell'azienda lì, perché è inutile che ci inventiamo delle forzature commerciali, no, chi Roberto? Comunica perché? La reputazione, bravissimo, ma anche il DNA aziendale. Se tu cerchi un venditore di prezzo e io sono uno high level di prezzo, ma io non vengo da te, vengo a dirti che non sono fatto per te, ma è diverso. Non vengo neanche a provare a vendere. Alcune norme hanno un po' standardizzato il processo di vendita e la personalità è più contenuta. Se io leggo le ISO aziendali della mia azienda, che in realtà contornano, non è che dicano esattamente quanti respiri devo fare, però io tanto il fenomeno non lo posso fare, no? Per cui anche la mia professionalità, che deve essere, come dicevo, eclettica, perché è fatta di tante nozioni, c'è stato proprio un cambiamento copernicano e oggi, come diceva la professoressa Pera, oggettivamente non c'è una facoltà universitaria che ti dia tutte queste nozioni, dovresti fare 5-6 facoltà, peraltro, voglio dire, con delle difficoltà abnormi, quindi hai detto bene, oggi è il momento di porre in risalto, come dice Roberto, solamente chi arriva dal mondo della vendita poi ascende, no? Ha delle belle mansioni apicali di vertice, perché ha rappresentato l'azienda, sa come funziona all'interno e l'ha presentata al meglio. Cioè, no? Quindi le vendite diventano sempre più centrali per poi espandersi. Roberto, tu sei d'accordo con la frase con cui abbiamo iniziato questa conversazione? Le vendite sono un nuovo management? Ma secondo me sì, perché vediamo sempre in più aziende in cui il CEO è il primo venditore dell'azienda. È la persona che ha i contatti con i clienti più importanti, che si mette in prima linea e che trascina poi il resto dell'organizzazione in una certa direzione. Secondo me sempre meno sono le aziende che tengono il management nascosto a controllare solo i numeri, perché serve proprio comunque come identità e DNA, per cui diciamo questa funzione diventa sempre più importante e ingloba anche poi la parte di marketing, perché non dimentichiamo che tutta la parte di comunicazione comunque deve essere ben strutturata e ben sfruttata, però in genere chi fa vendita comunque ha questo tipo di visione o dovrà averla. Ecco, abbiamo quindi sentito che molta formazione viene direttamente sul campo, anche perché non esiste ancora una formazione specifica a livello universitario. Ma secondo me è molto importante comunque avere una visione su come anche guidare le persone in una certa direzione, quindi anche con la formazione per esempio. E un'altra cosa che è molto importante è la curiosità, cioè alla fine la curiosità è la scintilla che ti guida. Leggere un libro piuttosto che ascoltare delle conferenze, magari in un libro basta che ci sia una pagina, è sufficiente che ci sia una pagina che ti fa riflettere e da lì cominci a studiare qualcosa. Quindi la curiosità che innesca il desiderio, esatto, di imparare sempre cose nuove attraverso tutto quello che c'è un po' oggi, sì, a disposizione. Esatto. Tu, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa sulla formazione? Ma tu hai, sì, fatto tanta formazione. Io sono in stato da due parti della, ecco, barricata, nel senso che l'ho vissuta, ho cercato di portare all'interno dell'azienda per cui ho lavorato il concetto di quanto sia importante continuare a formare, no? Si parla di formazione continua, tanti ordini professionali sono perennemente in un ambito formativo. Facciamo fior fior di investimenti sui beni strumentali. Il software sono gli uomini, eh. Sugli uomini bisogna investire, non è una mera parte retributiva, no? C'è un aspetto culturale che va implementato, va aggiornato, perché ripeto, sei la front line, cioè tu rappresenti l'azienda quel giorno, sovente, soprattutto su certi mercati, la formazione è vissuta come io oggi non lavoro. No, tu non è che oggi non stai lavorando, stai investendo del tempo diverso, perché non sei sul campo. Il venditore, che è una bestia strana, è uno che se quel giorno lì non ha fatto 28 telefonate, non ha raccolto 4 ordini, quel giorno lì lui è in astinenza, sono andato a fare formazione, nel frattempo mi cercavano i clienti e non ho risposto, no, guarda che oggi tu hai fatto training diverso e domani rendi di più. Mi permetto un'ultima considerazione,
ci focalizziamo, come è giusto, sul prodotto, quindi c'è una grande crescita, una grande richiesta delle cosiddette facoltà e studi STEM, no? Quindi molto tecnici, perché attenzione, il prodotto è importante, ma lo devi descrivere bene, lo descrivi bene se sei di taglio tecnico. Però recentemente ho assistito a una simpatica manifestazione dove si premiavano dei talenti veramente sorprendenti con delle votazioni universitarie provenienti dalle facoltà STEM. È stata data loro la possibilità di dire: sentite, siamo qui a questo bel cocktail molto informale, molto decontracté, qualcuno di voi, 100 centesimi, ha voglia di presentare se stesso? Signori, non se n'è presentato ora. Stupendo, eh? Io credo di, come dire, rappresentare meglio la forma rispetto alla sostanza, no, è una mia convinzione personale, però anche la sostanza senza forma, guardate che è un bel quadro senza la cornice. La comunicazione che riguarda te stesso, o comunque la comunicazione, tu la devi conoscere. Se sei un eccellente tecnico e aggiungi la quota parte di formazione per la vendita, sei veramente un personaggio eclettico che avrà una grande fortuna professionale. Perché non è fortuna, ma non, è, bravo, costruzione, scusa, di è costruzione di un percorso. Che se tu farai il tecnico puro nella vita, difficilmente oggi diventi amministratore delegato. Non che la gente debba per forza diventare amministratore delegato, è un fatto di opzioni, no? Se hai un certo bagaglio, puoi arrivare là, scelta tua. Meglio avere delle opzioni, poterle usare qualora tu lo voglia fare, oppure dire: no, guarda, io voglio fare il tecnico puro. Vendere non necessariamente vuol dire che io vi vendo un abbigliamento, io vendo anche un'idea, vendo un concetto, vendo un progetto. Penso che sia indispensabile, e come giustamente dicevate voi prima, forse è arrivato anche il momento di rendere questa professione non più legata a uno simpatico, ti racconta la barzelletta che ti porta a pranzo fuori. La vendita non è più questa cosa qua, non è nemmeno più solo la relazione. Conosco un mondo di gente, sì, potrebbe non bastare. Finalmente, forse potrebbe essere la volta di dare, come dire, un habitus serio, scientifico, oggettivo, culturalmente adeguato ai tempi, e dire: signori, questo è il mondo della vendita, chi vuole partecipare è benvenuto. Ci sono anche moduli tecnologici, no? Roberto, anche voi in azienda li usate, per cui tu simuli la realtà. Oggi abbiamo veramente una tale quantità di strumenti meravigliosi per la formazione che è bene usare. Posso aggiungere anch'io qualcosa a riguardo? Senz'altro, oltre questa capacità di comunicazione, io voglio sottolineare quanto sia necessario anche irrobustire la parte strategica del ruolo della vendita. Analisi. Perché, come con Alessio negli anni abbiamo sottolineato più volte, la funzione vendita è, grazie a questa capacità anche di curiosità, di apertura e di eclettismo, ricopre quella dimensione liminale, cioè che sta un po' fuori e un po' dentro. Ma è davvero il ponte tra il fuori e il dentro, e questo ha un potente potenziale strategico di riportare dentro che cosa sta accadendo fuori, e sia dai concorrenti, sia i nuovi trend, sia i consumatori, i clienti, e tutto ciò che è la struttura e la capacità di innovazione interna. Quindi credo che per fare questo è necessario pianificare e progettare dei percorsi di formazione insieme. Io vorrei terminare ringraziando tutti i nostri ospiti e chiedendo ancora ad Alessio se vuole dare ancora un suo commento. Una battuta: ognuno di noi vive vendendo sempre qualcosa. Sì, siamo tutti d'accordo. No, ma più che altro non aver paura. Cioè, io ho paura di qualcosa che non conosco. Se lo conosco non ne ho paura. Generalmente funziona così. Quindi, e non dico che tutti devono diventare venditori, ma tendenzialmente tutti dovrebbero conoscere e capire cos'è la vendita. Per questo che intendo cultura della vendita. La preparazione culturale è la conoscenza. Posso decidere se farlo o non farlo. Posso decidere se continuare o non continuare. Prima mi relaziono meglio con i collaboratori e con i colleghi. Dopodiché scoprirò, come è successo in questi anni, persone che scoprono che era proprio il loro destino, che era il lavoro che volevano fare, che non avrebbero mai pensato di voler fare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.